dire stasera. Dopo il gol loro, sicuramente una squadra completamente diversa da quella che eravamo abituati a vedere. Secondo me abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo avuto qualche occasione per essere pericolosi. Come ogni tanto ci capita, al primo errore, anche se è stato un errore abbastanza macroscopico, abbiamo preso gol. In Coppa Italia abbiamo avuto la forza di reagire e di portarla dalla nostra parte. Oggi probabilmente questo fardello è stato troppo grosso, anche se poi eravamo riusciti ad accorciare, con quel risultato saremmo passati noi. Sicuramente loro sono stati molto più brillanti di noi. Io ho visto i miei ragazzi finire coi crampi, stanchi, di sicuro hanno dato tutto, quindi sotto questo punto di vista non ho assolutamente niente da rimproverare. È giusto che il capitano della nave si prenda tutte le responsabilità, il capitano della nave sono io. Purtroppo probabilmente non sono riuscito a instillare nei ragazzi anche quella comprensione del fatto che anche se ci fosse stato un episodio negativo avremmo potuto continuare a giocare come se niente fosse. Effettivamente così non è stato, alla fine hanno vinto meritatamente questa partita e rimane il rammarico del fatto che la partita d'andata probabilmente doveva finire con molti più gol di scarto, però questo è polvere, non serve a niente, la porta via il vento, quindi adesso c'è solo questa eliminazione che brucia da morire. La sensazione era che nel secondo tempo avessero molto più gamba loro rispetto ai greci. Contrariamente a quanto ci conosciamo da un po', non ho mai trovato scuse in nessun momento della stagione. La nostra stagione è stata lunghissima, è stata intensissima. E probabilmente non so, non voglio dare solo questa spiegazione perché sarebbe troppo riduttivo e sarebbe troppo facile nascondersi dietro a questa cosa qui, però credo sia un fattore comunque da tenere in considerazione. Effettivamente nelle ultime due partite abbiamo preso tanti gol, che era una cosa che invece era diventata ormai una certezza, la nostra solidità, e se questa è venuta a mancare evidentemente qualche problematica c'è stata. Sicuramente sì, come ci provato in Blanchard, anche su qualche lancio. No, ma non già parlare in panchina. Allora, parliamoci chiaramente. Oggi non parlo di singoli, sarebbe sbagliato, sarebbe anche discutibile da parte mia. Parlo della squadra. È chiaro che un giocatore come Giosa è un giocatore importante per noi, ha giocato praticamente sempre. Però ha giocato Blanchard, un giocatore che ha qualità, quindi oggi però è andata male, e quindi anche questa cosa qua mi fate bene a chiederla, ma purtroppo lascia il tempo che trova. La problematica più grossa, a prescindere da chi è mancata, è stato poi il perdere gli equilibri, perdere la testa dopo il primo episodio negativo. Mister, proprio e fare quello che questa squadra non sa fare, cioè gestire, a un certo punto sembra quasi che la gestissi la partita, però volessi provare a gestirla, noi, sì, è proprio uno che non è nelle corde di questa squadra. Noi abbiamo iniziato l'attacco, abbiamo avuto un'occasione con Gonzalez davanti al portiere come la loro, noi non siamo riusciti a far gol perché la palla è rimasta lì così e loro ci hanno fatto gol. Il calcio è anche fatto di questi episodi, quindi possiamo vederla come si vuole. Poi dopo l'episodio avevamo ben poco da gestire. La verità è che dopo l'episodio siamo piano piano usciti dal campo, quell'aggressività che ci aveva caratterizzato i primi 10 minuti, così il primo inizio di partita, piano piano è diventata nervosismo, è diventata indecisione, è diventata, ripeto, nervosismo o comunque mancanza di decisioni in determinate scelte. Però oggi
consentitemelo, ripeto, come ho detto che non parlo dei singoli, sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, però io ho visto tutti i ragazzi con le lacrime agli occhi, finito il fischio finale, nessuno aveva un goccio di energia, quindi so che siamo tutti arrabbiati, io per primo, non dormirò di sicuro stanotte, però da parte mia questi ragazzi mi hanno dato tutto e di sicuro non è una prestazione negativa che mi cancella tutto quello che mi hanno dato e che di buono hanno fatto. Lo so che ed è giusto che sia così, normale, più che giusto. Oggi tutti quanti, chi ama la Vestanga vede solo nero, però qualcosa di buono c'è stato. Avevamo tutti un sogno, noi per primi, e non siamo stati abbastanza bravi per poterlo raggiungere. Dispiace, dispiace per la nostra gente, dispiace innanzitutto per la società, per i presidenti in primis, poi dispiace per la nostra gente. Noi eravamo qua per regalargli una gioia, non ci siamo riusciti. E di sicuro questo è un grande neo in una stagione che ci ha dato delle soddisfazioni, non forse quella, anzi non sicuramente quella a cui tutti puntavamo di più. Mister, lei l'ha accennato prima, brevemente, quanto, siccome questa è una qualificazione che si giocava su due partite, quanto ha influito la partita dell'andata sul passaggio del turno? Per come è andata la partita di stasera, tantissimo. Ripeto, lascia il tempo che trova, però la partita per le occasioni nitide che abbiamo avuto doveva finire almeno con 2-3 gol di scarto. Nonostante loro avessero fatto sicuramente una buona partita l'andata, però noi di occasioni nitide poteva finire con 3 gol di scarto, oggi sarebbe stata un'altra partita. Però quei potrebbe, sarebbe, non si va da nessuna parte. La verità è che oggi loro sono stati più bravi di noi, con grandissimo dispiacere, ma sportivamente gli facciamo i complimenti e c'è poco altro da dire, c'è poco altro da recriminare, purtroppo. Quello è sottolineato ed è giusto sottolinearlo, però in questo momento non mi porta di certo dove volevamo essere.